degli articoli 533, 535 codice di rito, dichiara di ogni notizia colpevole per essere scritti, impiegato sotto il diritto della continuazione, e lo condanna, ai sensi dell'articolo 72 del codice penale, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di uno per il periodo di 2 anni. Visti gli articoli 29 e 32, applica di ogni notizia le pene accessorie delle dimensioni perpetua dei pubblici uffici e dell'interdizione legale con conseguente dipendenza dalla volontà di genitori. Visto l'articolo 36 del codice penale, dispone la pubblicazione della sentenza mediante cessione dei comuni di Cremona e Crema. Dispone altresì, a cura dell'ufficio a spese del condannato, la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia e per una volta sola per estratto sul quotidiano La Provincia di Cremona. Visti gli articoli 539 e 40, codice di rito, condanna in ogni notizia al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili per ritirarsi in separato giudizio civile, assegnando le stesse ai seguenti provvisionali immediatamente esecutivi: euro 400.000 a Fatti Pasqua, euro 200.000 a Blesi Paolo Lucia Terese. Visto l'articolo 541, codice di rito, condanna in ogni notizia al pagamento delle spese processuali delle parti civili, liquidate in euro 21.300, di cui euro 1.300 per spese, oltre IVA e contributo unificato, contributo cassa previdenza, in favore di ciascuna delle costituite parti civili. Dispone di trasmettersi alla Procura della Repubblica di Cremona copia delle dichiarazioni prese all'udienza del 28 novembre 2012 della teste d'Orpelli Michela per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato di falsa testimonianza. Visti gli articoli 574 e 504 del codice penale, indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza e dispone che durante la pendenza dello stesso rimanga sospeso il termine di durata della custodia cautelare nei confronti dell'imputato detenuto. Udienza è tolta. Andate a domandare il vincitore.